Sono già in campo le due squadre, è tutto pronto ora sì per la palla a due, terna arbitrale che sarà composta quest'oggi da Novakovic, Tagliabue e Öhler, e dunque altri due punti facili facili in questo caso per Friburgo. Williams è caldo, se la sente, si alza ancora una volta da tre punti e trova il bersaglio anche in questo caso 2-2 per Isaiah Williams. E Spinelli che si aggrappa al proprio numero uno per rimanere a contatto di Friburgo in questo avvio, che è partita veramente, sta cercando di stringere le maglie in difesa dopo aver subito 11 punti nella prima metà di gara. La Spinelli, Marco Mlajan si alza da tre punti e la Spinelli è on fire dall'arco, colpo alla mano subito nella scorsa partita contro Losanna, ma fortunatamente per la Spinelli Yuri Solka è della partita. Marco Mlajan, Isaiah Williams con tanto spazio da tre punti e Sané scambia proprio con il top scorer friborghese. Couture da lontanissimo, da oltre 7 metri, è il suo range e lo dimostra subito di questo primo quarto, e la Spinelli conduce sul 22-14. Solka, blocco di Ballard, questa volta va fino in fondo Solka, arriva il fischio dell'arbitro. Ora Marco Mlajan consegna per Isaiah Williams, cambio difensivo e poi palla che termina nelle mani di Ballard, che come al solito che attacca contro la difesa friborghese, si prende il lato sinistro, poi tripla su una gamba sola Marquise Edison, già la propria missione e dunque deve continuare a giocare, deve continuare a macinare buon basket come ha fatto nel primo tempo. Martino, Clinton ancora una volta contro Couture, questa volta prova a girarsi sulla linea di fondo, qui c'è il canestro, attacca Nottage, temporeggia, aspetta l'arrivo di qualche compagno, arriva il blocco di Couture, poi va dalla parte opposta Nottage, ubriaca letteralmente Martino e poi alza il lob morbido morbido per Couture, che ringrazia il compagno per larga parte di questa partita. Vedremo se Friburgo riuscirà ad impensierire la Spinelli in questo finale di partita. Edison alza la parabola, Williams complessivamente più attenta, più presente anche a livello mentale all'interno di questa partita. La Spinelli, qui arriva una sonora stoppata di Couture ai danni di Edison. Marco Mlajan, sempre per quello che dicevo in precedenza, più presente. La Spinelli, seppur a rimbalzo, la lotta sia alla pari, entrambe le squadre intorno ai 32 rimbalzi, costretto a chiudere il palleggio dalla buona difesa di Williams su di lui. Isaiah Williams per la Spinelli con Ballard che si costruisce un tiro come sempre. Il tempo scorre inesorabilmente verso il 40° minuto di gioco e arriva però la tripla di Jurkovic. Dule Mlajan colpisce al volto Jurkovic, si prende la tripla, non c'è fallo, c'è rimbalzo offensivo dopo l'errore. Ballard, lo scarico per Williams, che questa partita l'ha iniziata molto bene e la chiude 90-76, e questo il punteggio dopo i 40 minuti di gioco in questa 20ª giornata di SBL di Swiss Basketball League. Termina qui, arriva la sirena finale.